Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Il punto di riferimento del settore commerciale e turistico ricettivo della provincia di Rieti lo trovi in Largo Cairoli 2, nel pieno centro storico di Rieti. Confcommercio e imprese per l'Italia. Tutto ciò di cui hai bisogno per quanto riguarda gli adempimenti tecnici ed amministrativi, i servizi contabili, la formazione per la sicurezza sul lavoro, le informazioni utili su bandi regionali ed europei, il credito agevolato, la formazione per la corretta prassi igienica, le convenzioni commerciali, l'assistenza legale e molto, molto altro ancora. Non solo. Attraverso il nuovo portale visitrieti.com, Ascom Confcommercio è in grado di promuovere le attività turistico-ricettive ed agrituristiche del territorio nel modo più efficace, moderno ed efficiente possibile. Non esitare allora, contattaci presto al numero 0746 48 59 67. Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia, provincia di Rieti. La tua associazione, la tua casa. Investi sul tuo futuro. Diventa un professionista nel settore della ristorazione, l'unico che non conosce crisi. Contatta subito la Chef School La Corte. Ti offriamo corsi di cucina professionale, legalmente riconosciuti con rilascio di attestato valido a livello internazionale. Chef School La Corte non è una semplice scuola, verrai inserito direttamente nel mondo del lavoro attraverso stage nelle più prestigiose aziende del settore. Slow Food, l'Accademia del Peperoncino, l'Associazione Italiana Sommelier sono solo alcuni dei nostri partners. Che cosa aspetti? Iscriviti subito, siamo a Rieti in via Emilia 1. Chef School La Corte, la vera scuola di cucina professionale. L'opportunità che cercavi per trasformare la tua passione nel tuo lavoro. Questo comune di Rieti ha deluso. Sabato 21 novembre alle ore 18.30 a Rieti una parte del centrodestra cerca di richiamare a raccolta tutti gli elettori che non hanno votato per Petrangeli. A Rieti in via Garibaldi apre il fosso di Elme, trincea identitaria, sarà la sede dell'associazione Area Rieti, laboratorio politico, avamposto culturale, biblioteca non conforme e luogo comunitario. Alle 18.30
30 Area Rieti presenterà il progetto alla presenza di Gianni Alemanno, da sempre riferimento e guida della nostra comunità. In un'epoca in cui attraverso la cancellazione delle identità si vogliono disgregare le appartenenze a partire da quella familiare, costringendo gli uomini a diventare atomi isolati, ha dichiarato Chicco Costini, Area Rieti rilancia la propria sfida in provincia di Rieti, ma soprattutto a Rieti città, una comunità politica coesa che attraverso la militanza e il sacrificio personale si erge a difesa della famiglia tradizionale, delle radici profonde della cultura italiana, europea, l'identità nazionale, la difesa del territorio di Rieti. La legge di stabilità presentata dal governo non ci piace. È la stessa logica dei provvedimenti che hanno peggiorato e reso più precarie e insicure le condizioni dei lavoratori, dal Jobs Act alla buona scuola, allo sblocca Italia. Anche la FIOM CGIL di Rieti sarà a Roma il 21 novembre, ha annunciato Luigi D'Antonio, perché le misure proposte perseverano sulla strada dell'ingiustizia sociale, non mettono in atto reali misure per lo sviluppo di Rieti, della provincia, della regione Lazio. La ripresa degli investimenti, la crescita dell'occupazione stabile, la lotta alla povertà e alle disuguaglianze sociali non combattono l'evasione fiscale e la corruzione, anzi le assecondano. Contro questa politica economica e sociale bisogna mobilitarsi per rivendicare scelte diverse e proposte che si affiancano alle nostre rivendicazioni contenute nella piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici. La FIOM dunque scende in piazza a Roma insieme alle associazioni, ai movimenti, alle persone che in questi anni si sono battuti e vogliono continuare a farlo. Il governo non sta ascoltando il paese, ma solo i poteri economici e finanziari più forti. Non fermiamoci, dicono ancora dalla CGIL, è il momento di unire, dare voce e rappresentanza al mondo del lavoro, reale maggioranza del nostro paese e anche qui in provincia di Rieti. Vogliamo il diritto e un lavoro dignitoso e onesto. Abbiamo sollecitato i vertici regionali più volte, un mese fa lo abbiamo fatto di nuovo ufficialmente, tutti e tre i segretari dei sindacati uniti di Rieti e provincia, ma niente da fare sull'emergenza Cotral e sui ritardi per potenziare la ferrovia, l'assessore regionale Civita proprio non ci risponde. Il segretario provinciale della UIL, Alberto Paolucci, è accorato, lancia l'ennesimo appello, così non va, su Cotral, treni, vie di comunicazione. La Regione Lazio proprio non ci vuole ascoltare. Chiediamo di fermare la sperimentazione dello scambio gomma-rotaia a Passo Corese perché è stato fallimentare e soprattutto chiediamo che lo scambio avvenga a Rieti città, potenziando la stazione ferroviaria. Di qui se ne avvantaggerebbero pure i servizi Cotral che verrebbero decongestionati. Non si può continuare a rinviare. Il Cotral deve dare risposte, ma prima ancora le deve dare la Regione Lazio. Il sindaco di Rieti, Pietrangeli, si deve indignare. Non può continuare così. Ringraziamo l'onorevole Pastorelli che ha fatto molto, il sottosegretario Nencini. Ora tocca però alla comunità Rieti, a Zingaretti, mettere più treni alla stazione di Rieti e cercare di migliorare gli autobus del Cotral che sono sempre più vecchi, rovinati e si fermano. Non credo sia un problema di corruzione, ma di qualità. La nuova legge del codice appalti prevede espressamente indicazioni per quanto riguarda anche i servizi di mensa e ristorazione scolastica, prevedendo che si eviti la gara al massimo ribasso, perché questo significa utilizzare prodotti di scarsa qualità. La direttiva è stata esplicitata dal presidente di ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, che ha condiviso la linea tracciata da Giancarlo Caselli, presidente della Fondazione Osservatorio sulla Criminalità
criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare nel corso di un convegno promosso da Coldiretti proprio sui rischi derivanti dal forte interesse manifestato dalle agromafie verso le mense scolastiche. La rivisitazione dei criteri relativi alle norme sulle gare di appalto per la fornitura di cibi alle mense scolastiche e l'autorevole condivisione del presidente Cantone, commenta il delegato della Coldiretti di Rieti, Ivano Capannini, premiano il nostro impegno sul fronte della difesa delle mense scolastiche, un business da 1,3 miliardi di euro annui, dagli appetiti della criminalità organizzata. Un'indicazione chiara e netta, cui mi auguro vorranno attenersi sindaci e presidenti di provincia quando bandiranno i nuovi appalti di refezione scolastica. Una ricerca di Coldiretti segnala che un italiano su 5 non è soddisfatto del cibo servito a scuola. Il 42% lo ritiene qualitativamente appena sufficiente, mentre l'83% degli intervistati sostiene che le mense dovrebbero offrire cibi più sani e soprattutto espressione del territorio. La Coldiretti ha anche denunciato la mancata applicazione degli appalti verdi previsti per le mense scolastiche gestiti dalla pubblica amministrazione e dagli enti locali. Gli appalti verdi, spiega Capannini, prevedono che ai bambini siano serviti frutta e verdura di stagione, almeno il 20% dei prodotti IGP o DOP, il 15% di carne biologica e il 20% di pesce da acquacoltura bio. Il rispetto di questi parametri garantirebbe un regime dietetico più equilibrato e sano ai nostri figli e ci consentirebbe di premiare gli imprenditori che fanno prodotti agroalimentari sicuri, tracciati, certificati e di assoluta qualità. Lamentele, segnalazioni e denunce arrivano dalle frazioni. È quanto dichiara il coordinamento cittadino di Forza Italia. Erba alta sulle piste ciclabili, strade impraticabili, tombini sprofondati, zone senza illuminazione pubblica, intere aree senza manutenzione. Dov'è finito l'operaio di quartiere tanto decantato dall'amministrazione comunale? C'è chi l'ha visto una sola volta. Altro progetto messo in campo dal comune era la pulizia a portata di frazione. Un camper avrebbe dovuto raggiungere le frazioni sostando nelle strade e nelle piazze principali. La postazione mobile sarebbe stata un punto di ascolto a disposizione dei cittadini che potevano così chiedere informazioni e segnalare problematiche. Anche questo progetto non ha avuto gli esiti sperati. Ulteriore problematica riguarda la raccolta dei rifiuti, in quanto le frazioni si trovano ad avere cassonetti sempre più pieni di oggetti provenienti dai comuni limitrofi che, invece di effettuare la raccolta differenziata, si limitano a gettare l'immondizia nei cassonetti degli altri, subendo la cosiddetta migrazione dei rifiuti. Dalla scuola di Poggio Fidone fanno sapere che i bambini non possono svolgere attività motoria, in quanto non hanno gli spazi adeguati. Basterebbe mettere a disposizione un pulmino che li porti al Palaspes. Queste ed altre le lamentele raccolte dal coordinamento cittadino di Forza Italia, che chiede quindi al sindaco Petrangeli quali interventi verranno messi in campo. Sempre a tale proposito, il coordinamento propone di istituire, a fianco delle consulte cittadine, dei consigli di frazione che possano accogliere più da vicino le problematiche e supportare le iniziative delle zone limitrofe della città, che vedono l'attività ludico-ricreativa e sportiva basata sull'associazionismo volontario e sui cosiddetti comitati festeggiamenti. L'Avis Comunale di Rieti si rivolge a tutti i donatori e donatrici, estendendo l'appello a tutti i cittadini, per un'emergenza di sangue gruppo 0 negativo. Mai come in questi giorni, ha dichiarato il presidente Aldo La Fianfra, abbiamo bisogno di persone sensibili a questa gravissima situazione. Ricordo che il centro trasfusionale si trova presso l'ospedale dell'Ellis e il centro è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 11. Ricordo di presentarsi a digiuno, ma un caffè con poco zucchero è consentito. Possono donare tutte le persone in buona salute, dai 18 fino ai 60 anni le donne e gli uomini fino ai 65 anni. A Rieti il 20 novembre la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La giornata si apre con un incontro, previsto in mattinata presso l'Auditorium Varrone, con gli alunni degli istituti comprensivi della città, sul tema
valori civici, diritti e doveri e comunicazione. Un'occasione di confronto e di riflessione che vedrà protagonisti ragazzi attraverso vari momenti, quali la proiezione e l'illustrazione di videoclip e di lavori in formato cartaceo realizzati da loro, l'interpretazione musicale sul tema dei diritti e una lettura partecipata del primo episodio del Libro della Giungla. Una seconda parte sarà dedicata a un incontro interattivo con la Polizia Postale Sezione di Rieti su rete social, come imparare ad utilizzare e conoscere i pericoli. Nel pomeriggio spazio al convegno dal titolo Le famiglie possibili, in cui diversi relatori affronteranno l'argomento del diritto alla famiglia nelle sue varie forme e sfaccettature, partendo da vari approcci. Si tratta di un interessante momento di approfondimento sulle famiglie, sulle problematiche connesse e sui quali interventi siano necessari per garantire ad ogni minore un diritto fondamentale qual è quello della famiglia. Sulla vicenda Snyder c'è stata in questi giorni la ripartenza, almeno sotto forma di corso di formazione. C'è una formazione che riguarda alcuni dipendenti che stanno facendo della formazione per riattivare le linee produttive. Così Luigi D'Antonio della FIOM CGL di Rieti, che in direzione della produzione vera e propria, sottolinea la positività della ripartenza della formazione. Un segnale positivo, ha detto, che sarebbe auspicabile anche per le altre vertenze industriali. È chiaro che adesso bisogna ripartire con la produzione vera e riacquisire il prima possibile, cioè rimettere nel ciclo produttivo il prima possibile le 43 persone, perché ovviamente abbiamo anche dei tempi tecnici dettati dalla procedura di cassa integrazione. La discussione con la proprietà è aperta, probabilmente si farà un'iniziativa nei prossimi giorni anche di una inaugurazione del nuovo sito che è già un sito Snyder, magari un nuovo sito con marchio Lexus. Intanto sull'ex retail continua a regnare un silenzio assordante da parte delle istituzioni. Su quella vertenza, lo ripeto e lo ribadisco per l'ennesima volta, c'è la necessità di dare una o delle risposte ai lavoratori interessati. Abbiamo fatto già, sono 2 anni che sono stati licenziati e non abbiamo avuto più nessuna risposta. È capitato qualche sera fa in un'assemblea provinciale della Confartigianato, in un intervento colto un aspetto delle conclusioni dell'onorevole Melilli, il quale ha detto che praticamente si potrebbe ridiscutere all'interno di quel sito di una riappropriazione dell'area da parte del pubblico. E come i sindacati sono soliti ripetere da anni, la necessità resta quella di dover passare dalle parole ai fatti. Situato nel centro di Rieti, per soddisfare le esigenze di tutte le mamme, il nido famiglia Il Paese dei Balocchi accoglie bambini dai 0 ai 3 anni e nelle ore pomeridiane bambini fino a 6 anni con possibilità di baby parking. Le taxmutter qualificate, Erika e Simonetta, vi aspettano per prendersi cura dei vostri piccoli con amore e professionalità, coadiuvate da personale specializzato come psicologa e pediatra. Il Nido Famiglia offre servizio mensa interno e uno spazio esterno per le attività all'aperto, sicuro e indipendente. Il programma educativo, curato mensilmente, aiuterà i piccoli ospiti nello sviluppo logico, cognitivo e motorio. Allora, porta il tuo piccolo al Nido Famiglia Il Paese dei Balocchi. Erika e Simonetta ti aspettano in via Eugenio Dupré, numero 13, sopra il bar delle Orchidee. Per informazioni, 333 2303 608 oppure 339 75 41 776. Villa Olimpo,
La nuova struttura residenziale e semi-residenziale per anziani Villa Olimpo, situata nella nuova sede alle pendici del Terminillo, accoglie anziani con un'assistenza 24 ore su 24 e in aggiunta anche con un'assistenza diurna. La dottoressa Pina Dionisi, con esperienza pluriennale nel settore, e il suo team di personale qualificato accoglieranno i pazienti che saranno trattati e seguiti con professionalità, in spazi ampi e attrezzati, con ogni supporto necessario per una permanenza ottimale. Villa Olimpo si trova a Vazia, in via Rieti. Per informazioni contattare il numero 0746 22 0853 oppure 339 66 62 994. Villa Olimpo. info@villaolimpo.it. Vi presentiamo il Conad City in via Salaria 26 a Rieti. Da noi solo i migliori prodotti, ai prezzi più bassi. Prodotti del nostro territorio. Conad City. Fare la spesa da noi conviene. Conad City, aperto anche la domenica mattina.